italiane, ci sono le tue. Io sono una tua fan sfegatata. Questa è una canzone di un romanticismo, di una bellezza, di una delicatezza. Ma e guarda, come... questa canzone l'ho scritta in 4 minuti e in realtà è una canzone d'amore, non è soltanto una canzone d'amore, è una canzone d'amore verso la vita, cioè dare un significato alla propria vita, innamorarmi della vita. Allora, Francesco, noi abbiamo mandato una copertina adesso, no? Dove tu hai parlato anche dei tuoi inizi, che sono stati inizi molto difficili. Beh, ad un certo punto hai parlato anche di povertà. Sì, io a un certo punto della mia vita, chiaramente non vengo da una famiglia ricca, mio padre lavorava in porto, faceva lo scaricatore, mia madre era casalinga, quindi per farmi studiare il pianoforte ho fatto dei sacrifici enormi. A un certo punto io volevo provare a vivere con la musica, mi sono trovato a Milano in cerca di fortuna, sono scappato di casa, ho lasciato il lavoro di mio padre, perché poi mio padre è morto che ero molto giovane, e andavo a bussare alle case discografiche, quindi a propormi. Perché dici ti ha salvato Caterina Caselli? Mi ha salvato Caterina Caselli perché a un certo punto io ho vissuto per un anno in macchina praticamente a Milano. Quindi ho avuto una... Quanti anni avevi? Avevo 25 anni, 24. Cioè, dormivi in macchina a 25 anni. E quindi ho avuto veramente una vita molto difficile, da film proprio. E quindi la mattina andavo a farmi un giro delle case discografiche a propormi. Poi cercavo di passare la giornata e di trovare qualcosa anche per sopravvivere. Quindi a un certo punto avevo trovato un locale dove avevano fatto un accordo. Andavo a suonare mezz'ora, loro mi davano da mangiare. Quindi la sera mangiavo. E poi un giorno, chiaramente vivendo in macchina, avevo la radio della macchina accesa, sento un annuncio che dice se mandi un pezzo alla CGD, che era la casa di Caterina Caselli, potresti diventare... Tu che pezzo gli hai mandato? E io gli avevo mandato 3 canzoni, una si chiama Mamma dammi soldi, una si chiama Figlio unico e la terza, aspetta che sono... Fotomodelle si chiamava, che poi fanno... facevano parte tutto il mio primo album. Caselli, sono piaciute le tue canzoni? No. Vado, mi presento lì, vengo chiamato pensando di aver vinto il concorso e scopro che siamo in 2000. Poi da 2000 siamo rimasti 1000, da 1000 siamo rimasti 500, alla fine siamo rimasti in 4. E di questi qua, a questi 4 scattava il contratto. E scelsero una mia canzone nell'88 che si chiama appunto Mamma dammi soldi, che divenne la... Come la faceva? Oh, mamma dammi i soldi tu. Ed era la sigla di coda di Sanremo 88. Pensa, ed era un videoclip praticamente. E da lì è partito il tuo grande successo. E tuo figlio Michael è qui, sta entrando. Eccolo. Fa il DJ, ha 20 anni. Studia all'università. Ciao Leonora. Piacere. Ciao, piacere. Guarda, guarda. Ma ragazzone! Ragazzone, davvero. Allora, voglio dedicarvi a tutti e due questa copertina. Sono delle immagini per voi del vostro rapporto padre figlio, di due storie, no? La storia di Francesco e la storia di Michael che si intrecciano. Hanno scelto la musica loro due, la musica da cantautore per Francesco, l'altra musica invece che è quella di Michael che fa il DJ. Guardate. Non sono giorni per quelli come me che non sappiamo dove andare su questa terra ormai troppo occidentale, sempre in guerra con quelli come me. Non c'è un prezzo per quelli come me. La dignità non è un vestito. Non puoi nasconderti tutta la vita dietro un dito e poi far finta che non hai mai capito. Non c'è un prezzo per quelli come me. La dignità non è un vestito. Non puoi
puoi nasconderti tutta la vita dietro un dito e poi far finta che non hai mai capito. E Marco, che rapporto c'è fra voi due, bello? Ma diciamo che è un rapporto d'amicizia, sempre padre figlio. Sei emozionato, un pochino, sì. Cos'è, la prima volta? La prima volta che è in TV. Ragazzi, cioè, l'ho tenuto a battesimo praticamente. È la prima volta che va in TV, capito? Cioè. Stanotte non ha dormito. Non ha, ti credo, non ha dormito. Io sei tranquillo, fai come me. Senti, ti va di ascoltare un grande successo di certo, tuo papà? Qua, 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 qua. Ma qua, qua, qua. Guardate. Ancora chiederei, ma qua 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 quando ti innamorerai di me, la mia storia contro il tempo, chissà forse domani, ma qua 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 quando ti innamorerai. Che non sia troppo tardi, l'amore ha sempre fretta. Ma qua 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 quando ti innamorerai. Mi sei innamorato? Mi sono innamorato, certo, sempre. Io c'è una storia d'amore nella tua vita? Non lo so, ti chiedo. In questo momento? Ma io sai che col gossip non amo molto, sono genovese, mi piace. No, che c'è perché una persona, i genovesi non si fidanzano. Certo. Sì, ma non lo dicono. Diciamo che c'è una persona che mi interessa. Oh, vedi, c'è l'amore, c'è l'amore. Allora, ad un certo punto tuo papà si è un po' scagliato contro i cantanti che fanno i reality, poi fanno una canzoncina, eccetera, eccetera. Io anch'io ho fatto un reality, ma era una cosa un po' differente. Allora, tutto questo ha suscitato un po' di polemiche, guardate. Sì. La faccio finita, è meglio sparire, zop. Lascio la fotografia, baciavo la Carrà. La faccio finita e fammi il piacere. Cosa dovrei dire io, man sorpreso con Mina. Ruba una bici e andiamo, che lo sai. La prendo sul serio, sai. La grande, fuggiamo da star. Si parte stasera, è meglio domani. Guardiamo la partita, so già com'è finita. E allora, e con la bici fuggiamo e chi lo sa. Allora, un attimo. Allora, sta entrando Roberta Buonanno, che è uscita proprio da un reality, da un talent, chiamiamoli così. Prego, accomodati. Roberta Buonanno. Allora, Roberta Buonanno voleva rispondere. Dall'altra parte dello studio abbiamo Francesco Fredella, poi c'è il nostro Amantini, Moreno Amantini, e poi collegati con noi c'è la Colovatti, ciao Caterina, e poi Alessi che è rimasto. Dunque, che cosa volevi rispondere a Francesco sul fatto che, cioè lui dice una cosa che in molti dicono veramente, cioè c'è un po' di polemica su quelli che escono dai talent, fanno una canzoncina, giusto? E hanno successo. Il percorso di un musicista non è quello. Allora, la popolarità dovrebbe essere un punto di arrivo e per arrivarci c'è la famosa gavetta, quindi c'è una strada che devi... Se io avessi fatto a 22 anni con la mia prima canzone che ho scritto successo, probabilmente la mia carriera finiva a 23. Perché come tu sei d'accordo con quello che dice Francesco? Ma io penso che sia utile pensare al punto di vista, un punto di vista diverso. Cioè, se tu pensi
e vedi il talent come parte di una gavetta, rientra in quello che è il percorso di un artista. Il mio percorso musicale, io non ho avuto, mettiamola così, la fortuna magari di fare grandi successi come gli ultimi ragazzi usciti dai talent, però considero il mio percorso, la mia partecipazione a un talent come una parte di gavetta che mi ha aiutato ad entrare in un mondo e capire quali sono le cose belle e anche le cose meno belle di questo mondo, perché le sappiamo. Quindi il punto di vista fa la differenza. Chiaro è che sono anni diversi. E il mondo della TV ha da sempre dato una spinta nel mondo della musica. Forse adesso ha un po' preso la mano, però... Secondo me il mondo della TV fa un altro gioco. Sono due giochi completamente differenti. La TV fa il gioco della TV. Io ho fatto un reality nel Music Farm e alla fine io pensavo di... E riuscire a sfidare questo mondo, e questo gioco mi ha travolto a me. Se dovessi tornare indietro non lo rifarei mai più nella mia vita. Sentiamo la Caterina Colovati. Caterina, cosa pensi di questo? I giovani cantanti, adesso c'è cambiato tutto, non c'è più la musica di una volta, le grandi canzoni di una volta. Considera che fra un po' arriva Nicola Di Bari, per cui poi chi più di Nicola Di Bari può parlare. Poi voglio sentire Amantini. Caterina. Ma guarda, Eleonora, sono figli di questi tempi i cantanti che escono dai reality. Sono cantanti, io non credo che abbiano fatto molta gavetta, no? Hanno magari un po' di passione, una bella voce e vengono premiati da una trasmissione, ma durano poi quel tempo. Cioè io se guardo e ascolto Baccini e se penso da quale bacino proprio di grossi cantautori proviene, perché non dimentichiamo, no? I cantautori di Genova, voglio dire che ancora adesso proprio è poesia quella che hanno cantato, non c'è paragone, non li possiamo assolutamente mettere a paragone. I cantanti di oggi, quelli che ai giovani piacciono, sono cantanti che raccontano il vuoto che ma poi... Ma non è vero, no, io mi riferisco ai rapper, ai trap, come si chiamano, cioè che cosa parlano? Parlano di sesso, di droga, che spesso praticamente spesso è il loro percorso di vita, ma come viene recepito dai giovani d'oggi? Come se fosse necessario quella roba lì per arrivare al successo. Cioè io inorridisco davanti Amantini, a certe canzoni, parlate una alla volta, al fatto che nessuno le controlli. Amantini, rispondi alla Colovati. Per essere un po' informati, io da radiofonico ti dico che sono due approcci musicali totalmente differenti, non si possono fare paragoni perché sono cambiati i tempi. Prima Francesco raccontava che grazie a Caterina Caselli ha avuto la chance, no? È stata la sua talent scout, vogliamo chiamarla così. I ragazzi di oggi hanno la possibilità di farlo attraverso i talent. Poi sta al singolo personaggio riuscire a comunicare, a continuare a vivere nel mondo musicale. Sicuramente se Francesco non avesse avuto quel pizzico di sofferenza e quella malinconia, non ci avrebbe regalato quelle meravigliose canzoni che ci ha regalato e che fanno parte della musica italiana. I ragazzi di oggi faranno lo stesso. Fredella. Io sono in totale disaccordo con Caterina, perché innanzitutto la gavetta di oggi è uguale alla gavetta di ieri. Magari oggi con i social e con la TV gli artisti vengono notati di più, questo è vero. Però i nuovi cantanti, non è vero, come dice Caterina, che parlano di droga o di alcol. Assolutamente, noi abbiamo esempi come Il Volo, sono cantanti giovani che ci hanno portato la musica italiana in tutto il mondo. Grazie al Volo, la musica italiana è arrivata in tutto il mondo. Ma parlami di un salvo, di Sfere Basta, scusami Caterina, ascoltami. Caterina, quelli sono una parte dei cantanti. Scusami un minuto, il tuo è un gusto personale. Tu stai intercettando il tuo gusto personale. C'è la musica trap, ci sono i rapper, c'è la musica rock che funziona, funzionava e funzionerà, e c'è la musica anche leggera. Ti ho fatto l'esempio del Volo, ma c'è Marco Mengoni ad esempio, che è un artista giovane che ha cantato e ha suonato. Mengoni è uscito dai reality, quindi per quale motivo dici che i giovani di oggi, i cantanti moderni, intercettano dei gusti strani? Non è affatto vero. Allora voglio sentire Baccini. Voglio sentire Baccini e la Buonanno. Baccini, cosa risponde? Allora io innanzitutto bisogna fare un po' anche delle distinzioni. Io faccio il cantautore nel senso che io mi scrivo le canzoni, canto un mondo, non canto le canzoni
che mi scrive qualcun altro e racconto qualcosa, alla fine è cosa c'è da raccontare, è tutto lì. Se nella tua vita non ti è successo niente, hai ben poco da raccontare. Io ho avuto una vita molto, come dire, articolata, mi sono successe tante cose, allora, e quindi le metti in musica. Su questo sono d'accordo, nel senso che un cantautore canta ciò che ha vissuto. La stessa cosa fa però l'interprete, in realtà dà un colore, dà certo, il proprio colore a quello che gli altri scrivono. Però il discorso però che è stato fatto prima, su tipo, sei tirato fuori sfere basse artistiche, con i talent non c'entrano assolutamente niente, perché sono artisti che sono usciti dal web, quindi da proprio YouTube, è un altro discorso. Brava, sono youtuber. Che è un'altra realtà, tra l'altro, il web. Allora tutti quelli che escono dal web sono privi di talento o sono, non hanno fatto la gavetta. Cioè, bisognerebbe anche imparare, perché qua c'è gente che lo può fare, insomma c'è gente di un certo livello che ha coscienza, a distinguere anche, vedere di chi si sta parlando, perché io ho cominciato a studiare a 6 anni, ho cominciato a cantare a 10 anni, io facevo il piano bar a 13-14 anni, anch'io ho fatto la mia gavetta e continuo a fare la mia gavetta nonostante amici, nonostante tale e quale, perché è sempre difficile, anche se uno fa questa cosa. Brava. Allora, io ringrazio Francesco Baccini di essere stato con noi, grazie Michael, grazie anche a Roberta Bonanno, in bocca al lupo per tutto, io continuo a fare la tua fan. Posso dire, sono in chiusura. In chiusura, sta uscendo un film dove recito e faccio la colonna sonora, si tracchino di un solo padre con Massimo Bonetti, Flavio Bucci. Verremo a vederti. E poi la Bonanno a tale e quale venerdì sera. Tra poco si ritorna. Tra poco. Grazie. Brava, brava.